La manutenzione straordinaria, a differenza di quella ordinaria, consiste in tutti quegli interventi che devono essere svolti appunto annualmente per un corretto mantenimento della macchina. Sono interventi che solitamente vengono fatti dai nostri tecnici specializzati, che quindi vengono a fare il controllo periodico annuale. In questo video vogliamo comunque farvi vedere che tipo di interventi il tecnico deve svolgere e che tipo di operazioni devono essere fatte al fine di ottenere il risultato corretto. Controllare lo stato di tutti i filtri della poltrona e valutarne la sostituzione. Controllare il filtro di aspirazione, il filtro della bacinella ed il filtro dell'aspiratore. Quello dell'acqua alla base della poltrona. Il secondo filtro dell'acqua ed il filtro dell'aria, posto sempre alla base della poltrona. Controllare il bicchierino sotto la faretra e valutare la sostituzione dei terminali di aspirazione. Considerare inoltre la sostituzione dei vari siliconi protettivi e la sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti di bacinella e bicchierino. L'operazione più importante consiste nel controllo e sostituzione delle membrane poste all'interno dei ripartitori della faretra strumenti. L'usura dipende soprattutto dal tipo di acqua presente nella rete della vostra clinica. In ogni caso, dato il costo molto contenuto, ne consigliamo la sostituzione. Il procedimento, come si può vedere nel video, è molto semplice. Basta svitare il coperchietto delle valvole, rimuovere la vecchia membrana, pulire la superficie e introdurre la nuova membrana. Questa operazione deve essere svolta sulle quattro valvole esagonali e su quella rettangolare. Questi semplici interventi di controllo e sostituzione consentiranno una maggiore igienizzazione della poltrona e un più duraturo e corretto funzionamento.